Ciao ragazze, benvenute o ben ritrovate. Oggi 31 agosto e io vi parlo dei miei terminati beauty di questo mese. Di solito registro nei primi del mese, ma oggi è l'ultimo giorno, ho terminato tutto, avevo tempo, quindi ne approfitto. Oggi c'è un tempaccio, ho dovuto chiudere tutto, sembra notte eppure sono le 5 del pomeriggio. E infatti, insomma, mi sono anche un po', ho potuto, ho messo questo gilet invece tanto, che non metto quasi mai, ma dato che non faceva caldissimo ho potuto stratificare. Comunque, andiamo veloci, mi sono presa una settimana di pausa, generalmente non manco mai un video, almeno una settimana lo pubblico. Ma io e Francesco siamo stati in ferie e siamo stati anche 3 giorni fuori, quindi poi non ho registrato barra pubblicato. Andiamo a noi. Vi faccio vedere subitissimo un sapone mani. Ho terminato questo qui di Neutroderma. Ora, il packaging si è tutto scolorito perché questo è un sapone mani che tengo nel lavandino che ho sul balcone, quindi si è tutto sbiadito. Abbiamo il lavandino, quindi quello da esterni in balcone, che utilizziamo molto e spesso ci laviamo le mani anche lì. Questo è durato tantissimo, era un sapone mani da 1 litro. L'avevo preso in super offerta a 99 centesimi da Tigotà, c'era o in versione avena o al cocco. Questo qui, essendo l'avena, diciamo che sembra quasi che non avesse una profumazione, ma se capita, e con questa offerta lo riprenderò sicuramente al 100%, perché non so se è per il fatto che contenga l'avena, infatti io l'avevo preso per questo motivo, dice che emolliente, non ha assolutissimamente seccato mai le mani. E, facendo alcuni lavori, capito, spesso di lavarmi, nel corso della giornata e con questo sapone e non mi ha mai minimamente seccato le mani, quindi promossissimo, bassissimo il costo, preso da Tigotà. Poi vi faccio vedere i miei soliti pacchetti di salviette multiuso. Ho terminato queste che vi avrò già fatto vedere 1000 volte della Fresh and Clean, che prendo sempre in offerta da quel sapone ad 1 euro. Questa è la versione classica 1000 usi, che ha una profumazione che non è nulla di che, anzi fresca, molto unisex, non è dolce, che però io prendo perché ha il salvalinguetta, quindi in questo modo è molto molto comodo. E queste contiene 20 salviettine buone. Queste invece le ho provate per la prima volta, le avevo prese vicino al reparto bimbi, sono della Johnson, quindi baby. Le avevo prese anche queste in offerta 99 centesimi, conteneva o 20 o 25 salviette, da Tigotà le avevo prese. Qui dice, non dice nulla. Eccole, 25, ricordo bene. Buonissima, a parte vabbè molto delicata perché appunto c'è scritto salviette per bambini, però multiuso, non quelle da cambio pannolino, e avevano un profumo fantastico, praticamente profumavano di succo quello multivitaminico, multifrutti. Il profumo era quello, veramente poi carinissima la confezione e mi è piaciuto anche per il fatto che nonostante avesse la linguettina fatta così, non si è mai minimamente staccata, quindi le salviette all'interno non si sono minimamente seccate, quindi queste le riprenderò al 100% perché mi sono piaciute per tutto. Adesso invece andiamo al beauty vero e proprio. Parto con 3 prodotti per i capelli. Allora, ho terminato dopo una vita e mezza di utilizzo, e questo l'ha utilizzato anche Francesco, questo shampoo che era in un bel flacone da 1 litro, no, però da mezzo litro, quindi uno shampoo 500 ml del marchio Farmaufficina, ovvero il marchio che ha Tigotà.
Io fino ad ora non l'ho visto in altri punti vendita, in altri negozi come Acquistapone, eccetera, eccetera. Allora, perché l'avevo preso? Innanzitutto perché voi sapete che io ho la cute grassa. Questo qui è il carbone, e ha il carbone ed è uno shampoo purificante. Poi dice che è biologico certificato, poi vi faccio vedere le certificazioni. E poi cos'altro? Ah, le certificazioni. Vegan ok e certificato IAB. Le certificazioni IAB, insomma, cominciano ad essere roba seria. Da cui c'è, ah, e poi qui dietro, vabbè, vegan ok, dermatologicamente testato. Allora, innanzitutto si presentava in una texture molto molto in gel, quindi non in crema, molto molto gel, abbastanza liquido. In un gel forte, trasparente. La profumazione era una profumazione molto molto fresca, piacevole, che non era stucchevole, e unisex, quindi non troppo dolce, quindi possono utilizzare anche gli uomini. Mi è piaciuto perché era proprio uno shampoo purificante. Con certi shampoo io non vedo il capello abbastanza pulito e quindi a volte faccio un secondo shampoo. Con questo, e anche questo è il motivo perché mi è durato tanto, mi bastava fare uno shampoo solo, con i capelli abbastanza abbastanza sporchi. Quindi sicuramente promosso, insomma faceva quello che diceva. Però non ho visto altro, non ho visto, non so, capelli più proprio brillanti, lucenti, oppure leggeri, morbidi. Semplicemente shampoo purificante, così come si presenta. Quindi per questo promosso, però non mi ha fatto impazzire, come ad esempio, non so, il mio shampoo preferito purificante, che è quello Hydro Shea, che oltre a fare questo, ovvero lavare bene e purificare, lascia i capelli brillantissimi, li lascia leggeri, eccetera, eccetera. Questo fa soltanto, insomma, effetto purificante. Quindi poi che dice? Arricchito con sostanze funzionali dalle spiegate proprietà detossinanti, purificanti e seborregolatrici. Vabbè, sì, normale. Questo qua. Io ovviamente l'avevo preso in super offerta, quindi è stato molto molto conveniente. Poi ho terminato due maschere. Entrambe mi sono piaciute tantissimo. Una è di Yves Rocher, che avevo preso in un haul che vi feci vedere forse ad aprile. Questa è la maschera per capelli colorati, fantastica. A volte capitava che senza fare maschera, perché non la faccio sempre perché mi appesantisce molto i capelli, avendo comunque i capelli colorati sulle lunghezze, a volte mi vedevo veramente le lunghezze bionde, ma veramente bionde. Facendo questa maschera, subito dopo vedevo i capelli nel colore quello, insomma, vero, ovvero un castano più chiaro, quindi non effetto goleador, chatouche forte, quindi ristabiliva il colore e poi veramente era super super morbida, lasciava i capelli morbidissimissimi. Con questo li districava, che era una meraviglia. Ovviamente bisognava sciacquarlo bene. È una crema infatti molto molto corposa, infatti sembra come se conteneva, come se contenga burro di karité, per farvi capire di quanto è corposa. Però allo stesso tempo, cosa per cui mi è piaciuta, che non rende poi i capelli pesanti e quindi non li sporcava, quindi i capelli li pulivo dopo 8 giorni. Cosa che invece mi succede con altre maschere. Ve la consiglio, quindi questo è il tubo, nella versione rossa, quindi per capelli colorati, e dice che è una maschera 2 in 1. Vediamo se dice altro colore, prima o dopo lo shampoo, lasciare in posa. Io l'ho utilizzata in entrambi, sia come quindi proprio maschera in pacco per shampoo, che la tenevo per tantissimo tempo, ma anche un po' dopo, e mi è piaciuta in tutti e due i modi. L'altra, anche questa mi è piaciuta, è di Ecos, questa me l'aveva regalata mia sorella, la prese da Tigotà, e questa è quella con idrolizzato di semi di moringa ed eco bio, è certificato ICEA, è un prodotto vegano,
dice di applicare il prodotto su capelli umidi e tenerli almeno 5 minuti in posa. Io invece l'ho utilizzata una volta sola come impacco pre-shampoo su capelli asciutti. Buona, nonostante comunque al secondo posto abbia l'alcol. Qui invece, sì, anche qui stessa cosa. Allora, principalmente vi devo dire, mi è piaciuto per la profumazione. I prodotti di Ecos mi sembra che abbiano tutti la stessa profumazione, ovvero di calendula. Io ci sento la calendula. Comunque, a parte proprio il profumo, e mi è piaciuto che poi il profumo rimane per 2 giorni, cioè, cosa fantastica. Mi ha aiutato con il colore, ha fatto lo stesso effetto dell'altro, sinceramente quasi. No, questo un po' meno. E capelli morbidissimi, non me li ha appesantiti, non me li ha sporcati, ma soprattutto questo mi è piaciuto per un motivo. Mi ha reso i capelli più lisci, quindi dopo averla utilizzata, io non ho i capelli proprio completamente liscio spaghetto, dopo quindi faccio sempre una piccola piega. Con questa io avevo i capelli dritti, cioè proprio lisci, non li ho dovuto fare niente, ho fatto una piega proprio giusto così per sicurezza. Quindi se volete una maschera lisciante, io ve la consiglio. Queste maschere monouso Ecos sono spesso in offerta da Tigotà. Poi andiamo ora al corpo. Ho terminato 1, 2, 3 prodotti. Poi il resto si sono viso, termino sempre con il viso. Allora, una bocciata al 1000% è questa crema di Avon. Mamma mia, ragazza. Questa crema la sto utilizzando sicuramente da inizio Covid, tipo dal 1º marzo, e l'ho terminata pochissimi giorni fa, 28 agosto. È un bel barattolone perché è un barattolone da 400 ml. Allora, di queste creme io l'avevo presa almeno 2 anni fa, però ovviamente l'ho aperta a marzo. Questa è la linea Avon Care, che fa creme per il corpo, per le mani e per il viso. Questo è un 3 in 1 perché qui dice for face, hand and body. Tutte e 3, e questa era l'avena ed era effetto nutrizione. No, allora, dermatologicamente testata, quindi vi stavo dicendo, ne fanno ancora, però ho visto che non la fanno all'avena, la fanno al cioccolato, poi non mi ricordo se all'aloe vera, al burro di karité, eccetera. Io vi dico, state lontane, a meno che abbiano cambiato la formulazione. Allora, io principalmente l'ho utilizzata per il corpo all'inizio, poi ho detto, vedo come mi trovo, se mi trovo bene. L'ho utilizzata anche per le mani e per i piedi. Se mi trovo bene, la utilizzo anche per il viso. Allora, ve la faccio breve. Questa crema ha una texture cremosa, ma abbastanza liquida, quindi a rottura molto acquosa. Messa quindi sul corpo, braccia, gambe, dove volete. Allora, insomma, si stende facilmente, va a rottura, va subito via l'effetto bianco, quindi insomma si assorbe. La sensazione che avete sia sulle mani che voi applicate con le mani, sia che proprio la sentite anche proprio toccando la parte, insomma, in cui avete messo la crema, è bruttissima, è una sensazione veramente fastidiosissima. E vi dico qual è. Ora io ve lo dico in un modo molto grezzo, però ragazze, è quello. Avete presente quando andate al mare e toccate i sassi o toccate la sabbia asciutta? Al tatto cosa sentite? Sentite una specie di patina, di una patina ruvida, sentite le mani secche. Sentite questo a livello tattile, insomma, questa sensazione. Questa crema vi dà questo, una sensazione veramente brutta, quindi sentite proprio una patina ruvida, proprio come quando toccate quei sassi, toccate la sabbia asciutta, quindi che vi lascia la mano veramente così un po' secca, bruttissima, veramente brutto. E poi il corpo
Non viene per niente idratato e dopo un po' di tempo va via quella brutta sensazione, ma la crema, il corpo è più secco di prima. No, più secco, sì, il corpo più secco di prima. Oggi non riesco a parlare, scusate. È una sensazione veramente orribile. Ho fatto una fatica immensa ad utilizzarla. Poi ho provato anche soltanto sui piedi, ma soltanto sui piedi non bastava per terminare questo boccione. Ovviamente io poi sul viso non mi sono azzardata a metterla, sale alla lontana, basta, non mi dilungo più. Un'altra crema, questa però è dopo sole ed era un viso corpo, l'avete vista di recente, perché l'ho trovata nella box di My Beauty Box di luglio. È questo dopo sole di Gerards, sì, chiamato Amalfi. Essendo un latte toposole, mi aspettavo anche una buona profumazione estiva, insomma, portava questo nome. Non ha profumo. Questa crema non presentava assolutissimamente profumo. Anzi, vi dico di più, leggermente sentivo qualcosa, ma vi giuro, la profumazione leggerissima, per fortuna, era quella del Cif, di uno sgrassatore. Però comunque promossa perché ha idratato bene la pelle, l'ho messa anche sul viso, soprattutto non la risudava perché il latte dopo sole, insomma, si deve assorbire perché si utilizza in periodi abbastanza caldi, quindi mettere la crema d'estate è veramente un'impresa. Poi se non si assorbe è un guaio, quindi ha idratato la pelle e poi si è assorbita, ha fatto il suo. Questa 30 ml l'ho utilizzata al massimo 3 volte. Poi vabbè, ho terminato questa piccola taglia, questo bagno schiuma di un'edizione limitata di Natale di Vrochet Buonissima, che era alla mela rossa, profumazione ottima, sapeva di caramello, di mela caramellata, di dolce alla mela, insomma. Era in gel rosso, mamma mia, che buon profumo! Profumo anche di caramelle, insomma, di candele dolcine. Ecco, è stata fantastica. L'ho portata quando siamo stati 3 giorni fuori. Ho portato quel doposole e altre cose. Quella boccettina la terrò, può sempre servire per metterci altro da portare. E adesso andiamo al viso. Ho terminato un po' di maschere. Perché le maschere in tessuto mi piace utilizzarle nei periodi caldi perché sono molto molto rinfrescanti e infatti d'inverno non mi piace utilizzarle. Sì, ho terminato 1, 2, 3, 4, 5 maschere e un tonico. Vi parlo prima del tonico. Ho terminato questo che ho trovato all'interno della box di Look Fantastic di aprile, maggio, non ricordo, mi sembra maggio. Il marchio è Balance Me, eccolo qui, era veramente carinissimo, un tonico veramente che principalmente ho amato per la confezione, per come si presentava, bellissimo, in spray, anche se vi devo dire la verità, non mi piace applicare il tonico così. L'ho applicato le prime volte, poi non mi piaceva che mi andava anche sugli occhi, era uno spreco, quindi spruzzavo sulla mano perché poi a me il tonico mi piace picchiettarlo con le mani, infatti non utilizzo più gli dischetti. Allora, questo era da 10 ml, quindi insomma l'ho terminato in 2 mesi e mezzo, non ricordo. Era l'acido ialuronico, dice che è il 99,9% naturale. Mi è piaciuto tantissimo. Aveva un effetto molto 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 rinfrescante, quindi è stato piacevolissimo da utilizzare d'estate. Lasciava una pelle bella compatta, bella fresca, e poi anche la profumazione. Dava anche un bel colore sia sì, al viso, comunque compatto anche. E poi aveva una buonissima profumazione. Mamma mia, sì, la profumazione è molto molto estiva, sa di citronella. Sa veramente di citronella e è stato molto 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 piacevole da utilizzare e sto pensando di non buttarla anche questa confezione, ci tolgo l'adesivo e potrei utilizzarlo per non so qualcosa da spruzzare, non lo so, non vorrei buttarlo, è piaciuto tantissimo. E adesso andiamo alle maschere, andiamo da quella super super bocciata
che finalmente è terminata anche questa qui, vi ho già fatto vedere la sua sorellina nella versione viola. Questa è di qualche edizione estiva limitata di Ciel, mi sembra di 2 anni fa, una maschera viso al mango, penosa, non faceva assolutissimamente nulla, avevo zero, non faceva niente. Aveva un profumo dolce e nauseante già dal primo giorno, mamma mia, dolce allo stato puro, proprio nauseante. La tenevo in posa, la potevo tenere in posa tutto il tempo che volevo, ma questa maschera non fa assolutissimamente nulla. Infatti con le edizioni limitate estive della Ciel ho chiuso. Adesso andiamo a quelle monouso. Per quanto riguarda quelle in crema, ne ho terminate 3. Riparto da quella che boccio, che non mi è piaciuta. Purtroppo non mi è piaciuta questa qui. Questa maschera di Verde Cop che ho utilizzato in questo periodo perché è idratante e rinfrescante. Quindi teoricamente ideale in questo periodo super super caldo. E questa era per pelli normali e miste. Conteneva succo di aloe e biancospino che sono provenienti da agricoltura biologica. Allora, la delusione ci è stata appena aperta proprio questa crema, questa maschera, scusate. Perché non aveva la classica consistenza di una maschera in crema. Praticamente non era una crema compatta, era una crema tutta a granuli che quindi stesa sul viso non risultava omogenea. Un po' liquida, avevo pezzi più solidi, poi molto molto liquida, si scioglieva un po'. L'ho tenuta in posa, l'ho tolta. È stato come non aver messo nulla, brutta brutta brutta, non ha fatto assolutissimamente nulla, non ho trovato, innanzitutto non me l'ha rinfrescata, avevo zero, non me l'ha idratata, vi dico, a me non è piaciuta, ma già vi parlo proprio della texture super bocciata, quindi già quello può bastare per dirvi non la comprate. Poi due amatissime, una di più, una normale. Questa promossa normale è questa maschera di Ava che avevo trovato sempre in una box di My Beauty ed era una maschera viso a effetto idratante. È vero, mi è piaciuta molto per questo motivo. Praticamente, cosa mi è successo? Tempo fa avevo comprato delle spazzoline per il viso. Ho avuto la brillante idea di comprarne una su AliExpress. L'ho utilizzata, ho sentito anche che un po' mi ha sfoliato, no? Il giorno dopo avevo la pelle ultra ultra secca. Oh mio Dio, mi sono spaventata tantissimo perché me l'aveva veramente non lesionata, però insomma l'aveva scorticata, ecco. Sì, tale mi sembra brutto, ma è così. Quindi ho detto, io devo assolutamente nutrire questa pelle perché me l'aveva proprio graffiata. Cioè non si vedeva molto visibilmente, ma toccandola, sì, era anche un po' come graffiata. Infatti ora quella spazzolina la utilizzerò per lavare qualcosa. Ho messo questa maschera, l'ho utilizzata forse 2 volte e la mia pelle è tornata come prima, grazie maschera. Quindi se la trovate, io l'ho vista da Tigotà, e avete bisogno di idratare molto la vostra pelle, lo fa. Poi il top del top del top, l'avrete già vista in questi miei video, è la maschera in crema di Geomar. Mamma mia quanto sono buone queste, costano una cavolata e sono buonissime. Io questa vorrei che la facessero in tubo. Comunque la prima parte l'ho già fatta, mi mancava questa, che è quella che contiene alga corallina, fiore di iris, ed è una maschera esfoliante e illuminante. Allora, innanzitutto la maschera di per sé è cremosissimissima, veramente molto molto cremosa, che oltre a esfoliarla e illuminarla, ve la fa veramente, vi rende il viso morbidissimo, veramente morbido, 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 fantastica, liscio e morbido proprio. E poi è sfogliante, ma tantissimo, veramente, veramente tanto. Ha dei granuli che sono veramente impercettibili al tatto, sono veramente
fini proprio, hanno una polvere sottilissima che sarebbe la polvere del fiore di iris, non vi so dire, o se dell'alga corallina, ma esfolia tantissimo e infatti ve la consiglio se avete anche la pelle sensibile, che non riuscite insomma a utilizzare molti scrub. Fantastica. E poi sì, la illumina anche. Questa maschera vi fa veramente tutto perché esfolia e quindi la purifica, ma allo stesso tempo la rende liscia, l'ammorbidisce, proprio un viso veramente liscio, bellissimo. Io questa la compro sempre e quando trovo le offerte a vagonate, ma già a prezzo pieno a un costo veramente basso. Termino con le due in tessuto. Questa l'avevo trovata nella box Look Fantastic, questa l'avevo presa io a New York, entrambe sono coreane. Una mi è piaciuta, l'altra no. Quella che non mi è piaciuta, ci sono rimasta malissimo, è questa. Questa che è del marchio, questa qui, coreano, che conteneva acqua di rosa damascena e olio di rosa. Questa è una maschera a moisture, quindi idratante. Allora, non mi è piaciuto l'effetto, non l'ho fatto assolutissimamente. Peccato perché questa maschera è fatta bene. Ha un tessuto molto molto fino. Il tessuto è veramente sottilissimo. È così sottile che praticamente, mentre molte maschere sono doppie, quindi si vede, voi l'applicate e vedete la faccia bianca del tessuto. Questa invece ha il tessuto così sottile che vedete poi il vostro colore della vostra carne, insomma, ma allo stesso tempo era stra imbevuta di prodotto, quindi ok, tessuto sottile ma ben bagnato di prodotto e poi veramente aderiva benissimo al viso, non si staccava minimamente, era fatta bene, tranne un po' gli occhi erano un po' piccolini. L'ho tenuta quasi 40 minuti e insomma non avvertivo di avere la maschera quasi. Ero veramente comoda a mio agio. Peccato solo che poi quando l'ho tolta non ho visto qualche effetto, un'idratazione, pelle illuminata, nulla. Ci sono un po' rimasta male. Quindi nulla, non ve la consiglio. Questa invece mi è piaciuta, è promossa, però non è chissà che, ecco. Questa anche è coreana, questa invece è al carbone, quindi effetto purificante, detox. La maschera si presentava in colore nero, come la maggior parte delle maschere in carbone. Anche questa, ben imbevuto, il tessuto anche era sottile, ma non quanto l'altra. Che questa è coreana, ve l'ho detta, sì. L'ho tenuta tanto tempo, infatti questa poi l'ho trovata la parte tutta del mento abbastanza abbastanza secca, però rispetto all'altra ho trovato il viso molto molto illuminato e compatto, quindi per questa ve la promuovo, nulla di più, però insomma non in maniera tanto eccessiva, però un minimo l'ho visto, ecco. E niente, ho terminato, non ho mai fatto un video determinati di mezz'ora. Spero di essere stata chiara, di non essermi dilungata troppo. Penso che la registrerò un altro video, quindi anche in un prossimo mi vedete vestita così. Vi mando un grande bacio. Fatemi sapere se anche voi avete smaltito molto. Io, contrariamente a quanto si pensi, ad agosto termino molte cose. Io in estate le mie routine, sia per quanto riguarda il corpo che la skincare, proprio la curo ancora di più. Quindi, nonostante sia estate, nonostante ci sia il caldo, mi piace ancora di più prendermi cura del mio corpo e del mio viso, come si è visto. Soprattutto utilizzare le maschere in tessuto perché rinfrescano anche. E poi la mia pelle in estate ha veramente ancora più necessità di essere coccolata. Ho
ho la pelle più secca, invece più grassa qui, eccetera, eccetera. Quindi me ne prendo ancora più cura di come faccio in inverno e lo faccio volentieri. Fatemi sapere invece come fate voi, se in estate la vostra routine va un po' più in vacanza o se come me invece intensificate ancora di più. Vi mando quindi un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutte!